Dopo ben tre partite di astinenza tornano i tre punti con una grande rimonta in casa, la prima della stagione. Su un campo molto duro, in un altro derby giocato nell'anticipo, questa volta contro lo Zibello, i bianconeri tornano alla vittoria. Dopo un primo tempo sofferto nel quale si è visto leggermente più Zibello, il secondo tempo parte nel peggiore dei modi con la rete di Loschi. I fidentini a questo punto alzano il baricentro e trovano dopo poco il pareggio grazie al poderoso stacco di Ibrahimi dopo un'azione in cui è successo di tutto. Sarà poi Cocchi, autore dell'assist per Ibrahimi, a guadagnarsi e trasformare un rigore quando ormai sembrava finita la partita. Nona posizione quindi a meno 2 dai playoff e a più 7 dai playout con una partita in più. Chiuderà il girone lo scontro in casa del Vigolzone domenica prossima. Allora, la reazione del secondo tempo è stata, dopo il gol, diciamo importante, e i ragazzi devono sciogliersi, devono lasciarsi andare, perché dalle ultime due sconfitte c'era un po' di preoccupazione, che insomma è anche abbastanza naturale, però oggi abbiamo fatto abbiamo avuto una reazione molto importante, siamo riusciti a vincere e alla fine secondo me è meritato per lo spirito che ci abbiamo messo nella reazione. Quanto è importante in vista dell'ultima partita del girone una gara vinta così di rimonta? Beh, dal mio punto di vista è esaltante e deve essere anche esaltante da parte dei giocatori, perché venendo da un momento negativo di due sconfitte avevamo bisogno di far punti, classifica, insomma, e dare morale alla squadra dentro lo spogliatoio e per avvicinarsi alla pausa nel miglior modo possibile, quindi insomma, da quel punto di vista lì, per quel che riguarda il risultato, sono molto soddisfatto. Ciao Cocco, ci fai un'analisi della partita? Ciao a tutti, che ci voleva, è stata una bella partita, combattuta, e cosa ti devo dire, Lucio, c'era un campo che era veramente duro, e siamo andati sotto subito, siamo stati bravi all'intervallo a unirci tutti e raggiungere l'obiettivo finale, che era la vittoria. Che modo avete reagito al gol subito? Che cosa avete puntato? Ma abbiamo puntato a restare compatti e a buttare il cuore oltre l'ostacolo, e finalmente siamo riusciti a ribaltare una partita, credo che non l'avessimo ancora fatto quest'anno. Se non è vero, tagliala. E quanto pesava quel pallone lì sul rigore? Abbastanza, è stato però una grande liberazione, anche perché poi l'ultimo l'avevo sbagliato, è stata... Questa non l'avevi gufato, adesso basta, però dopo, una volta che ho visto il pallone andare dentro, una liberazione. Oh, Giada! Metti a posto adesso! Oh, Giada!